parole, atteggiamenti, responsabilità. Come si collegano queste tre cose? Si collegano e si devono collegare in ogni relazione attraverso un'altra parola che è ascolto. Le parole possono costruire qualche cosa o distruggere qualche cosa. Una semplice parola. L'atteggiamento può consolidare o può dividere. Poi c'è l'ascolto, attraverso il quale si dovrebbe arrivare a non fraintendere quello che l'altro dice, se ha una buona capacità di comunicare. In tutto questo, che scecchera e che poi dà il risultato importante è la responsabilità che noi mettiamo in quello che facciamo quando comunichiamo. Spesso e volentieri, quando comunichiamo, abbiamo da un lato le nostre aspettative, dall'altro le aspettative dell'altro. E ci dimentichiamo qualche volta di intercettarle, di chiedere, di capire quali siano. E siamo semplicemente focalizzati a lanciare il nostro messaggio, senza responsabilmente capire quello che potrebbe accadere, ma semplicemente agendo sul nostro diritto di poter dire quella cosa, aspettandoci che l'altro capisca. Beh, sarebbe bene, visto l'aria che tira, che incominciassimo davvero sia sui social che anche nelle relazioni di tutti i giorni, sarebbe bene potessimo mettere un po' più di responsabilità, un po' più di ascolto e un po' più di apertura verso l'altro. Spesso e volentieri è il giudizio che arriva prima delle cose e quindi ci costringe a vedere esclusivamente il giudizio. Ciao a tutti, buona vita, alleniamoci alle relazioni.